Il 26 settembre ci sarà un nuovo governo, probabilmente sarà di centrodestra, però lei è in Parlamento europeo. Ecco, cosa succederà dopo? Quali saranno le posizioni da assumere, soprattutto poi in questo periodo che si parla tanto di crisi energetica? Ma a livello europeo noi abbiamo assunto fino ad oggi delle posizioni molto nette dall'inizio, perché questa crisi che purtroppo è emersa ed esplosa con lo scoppio della guerra e l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina e fa emergere in modo molto chiaro dei limiti che a livello europeo ci sono stati in questi anni. Essere l'Europa una realtà che non ha una sua autonomia strategica sul fronte energetico fa emergere anche gli errori che sono stati compiuti in questi anni, quindi la nostra critica all'Europa va in questa direzione. Abbiamo però già fatto due proposte concrete in questo senso, la prima di condivisione piena del tetto al prezzo del gas e ci auguriamo che già nel Consiglio europeo del 9 di settembre si possa risolvere questa questione, e la seconda quella che è una proposta che Giorgia Meloni ha fatto nei giorni scorsi di intervenire nel confronto, nel raffronto fra le bollette energetiche dello scorso anno e dello stesso periodo come intervento di tagli sugli aspetti collegati alle accise e alle tasse, già questo potrebbe rappresentare una ottima opportunità e una riduzione notevole, quindi le idee ce le abbiamo e vogliamo portarle avanti con serietà e convinzione anche su questa emergenza. Ancora una volta il Fratelli d'Italia si conferma primo partito nei sondaggi? Noi siamo convinti che non è un dato solamente dei sondaggi, è un dato reale nel Paese che sta emergendo sempre di più e dobbiamo lavorare in questi giorni per far capire che la coerenza della posizione politica di Giorgia Meloni segue anche un programma serio e credibile e molto realistico sulla prospettiva futura del nostro Paese. Quindi siamo molto fiduciosi perché i dati dei sondaggi si trasformino in voti reali il 25 di settembre. Onorevole, Fratelli d'Italia vola, ma c'è un leggero calo a proposito sempre di sondaggi di Forza Italia e della Lega. Vi preoccupa questo, un eventuale discorso di coalizione? Ma io penso che il centrodestra oggi non abbia problemi di questo tipo, ogni forza politica propone le sue soluzioni e avrà il suo consenso. L'importante è che non venga mai messa in discussione la tenuta della coalizione, quindi sono convinto e certo che questo rappresenterà una grande opportunità in tal senso. La capitanata della centrodestra e degli spiacevoli episodi che hanno coinvolto il Comune, in che modo pensate di recuperare il consenso e la fiducia di chi l'ha persa? Ma intanto diciamo quello che è accaduto, poi saranno le sedi competenti a verificare le eventuali responsabilità o meno. Per quanto ci riguarda ci atteniamo alle competenze, alle giudizi di carattere politico. I giudizi di carattere politico ci dicono che il centrodestra ha bisogno di una sua riorganizzazione e l'occasione di queste elezioni politiche può rappresentare una ottima occasione per mettere insieme un lavoro che poi dopo il 25 si sviluppi anche sui territori. Elettorale è molto veloce in un momento particolare per l'Italia e soprattutto per il Sud Italia. Come pensate di recuperare quella parte che il 25 settembre crede di non andare al voto? Che la delusione che loro giustamente portano avanti e che li porterebbe a non votare è determinata da chi ha governato e che votare Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia vuol dire in modo molto chiaro invece e dare il voto a chi coerentemente è stata all'opposizione, ha contestato, seppur con proposte serie e credibili, totalmente quello che veniva fatto dai diversi governi che si sono susseguiti. Quindi votare oggi Fratelli d'Italia rappresenta anche una soluzione, una possibilità per quanto riguarda quegli elettori delusi che magari non vogliono andare a votare, perché dal voto a Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia, può derivare anche una loro capacità di rappresentazione rispetto ai bisogni e alle esigenze che sono un motivo oggi di forte delusione. Gli avversari punzecchiano su Roccella capolista, il problema della rappresentatività dei territori però esiste. Sì, gli avversari dovrebbero guardare nelle loro liste per trovare anche delle risposte analoghe, se volessimo essere diciamo, polemici allo stesso livello. La verità è che le elezioni politiche per tutti i partiti sono un'occasione anche per dare rappresentanza a delle idee, a delle posizioni politiche che non hanno un confine territoriale. Eugenia Roccella è una persona che ha una sua competenza, un suo ruolo importante, ha rappresentato nel passato già, lo rappresenta un mondo che per noi è molto sensibile, al quale vogliamo dare voce e quindi ha questa capacità ed è una persona competente e seria.
Le polemiche, come dicevo, potrebbero essere analoghe, perché basta leggere le liste anche dei nostri avversari per trovare esponenti politici che sono di altre parti d'Italia, ma questo rientra in una dinamica del partito, quindi più che polemizzare su questo farebbero bene a concentrarsi sui temi veri. Capisco che ci può essere molto nervosismo per le loro divisioni e per i problemi che hanno, ma questo non può essere riversato su una polemica così inutile e strumentale. Non sono tante le divisioni tra voi e la Lega, come sono emerse anche a Cernobbio. Ma guardi, noi abbiamo lavorato per un programma comune che è stato sottoscritto da tutti i partiti del centrodestra. E all'interno di questo programma ci sono punti decisivi e fondamentali, quindi mi sembra che non ci sia in alcun modo questo rischio. Ci sono sensibilità diverse, ma se non ci fossero delle sensibilità diverse non ci sarebbe motivo di avere una coalizione composta da più partiti, avremmo un partito unico e soprattutto non avrebbe senso votare sulla parte proporzionale, cioè quella nella quale ogni partito deve far emergere le proprie posizioni, quindi nessun rischio in questo senso, certamente delle sensibilità diverse che però trovano una sintesi comune in un programma che è stato sottoscritto dai leader del centrodestra. Siete più tiepidi però con la flat tax oppure no? No, non siamo più tiepidi, noi ci atteniamo a quello che è il programma del centrodestra, quindi dell'intera coalizione, oggi prevede, cioè una flat tax che prevede immediatamente un passaggio dai 65.000 euro di reddito ai 100.000 per le partite IVA, una opportunità per quanto riguarda la parte di reddito incrementale con una media degli ultimi 3 anni e poi invece un'idea che è quella di puntare ad una flat tax completa per famiglie e imprese, nella consapevolezza che è una situazione internazionale molto difficile e quindi c'è bisogno magari di più tempo, quindi puntiamo a questo nel corso di una legislatura, non certamente nel corso dei primi mesi di governo, dei primi anni di governo, compatibilmente con le condizioni generali. Le principali schermaglie sono con il PD, ma delle piazze dei 5 Stelle che dite, le piazze di Conte che si sono viste anche in questi giorni qui? Ma diciamo le piazze, noi abbiamo delle piazze di Giorgia Meloni che sono strapiene di gente, quindi la piazza rappresenta un'occasione per presentare le proprie posizioni, sicuramente c'è anche una mobilitazione, vedremo in base ai consensi, quindi le piazze sono importanti, i voti lo sono molto di più. Si dice che vada a fare il ministro in caso di elezione. Ma guardi, io ho un ruolo importante a livello europeo e queste sono valutazioni che spettano a Giorgia Meloni il giorno dopo la campagna elettorale. Il mio approccio è molto sereno ed è di chi vuol dare un contributo importante al raggiungimento del risultato per il centrodestra e per Fratelli d'Italia in modo particolare.